contro il Rennes del Taranto impone la legge dello Jacobone e conquista la sesta vittoria casalinga grazie ad un calcio di rigore per fallo su Catania trasformato in maniera impeccabile da Mortari. Contro i calabresi allenati da Silipo, il Taranto è sceso in campo per la prima volta senza il suo capitano bomber Andrea De Florio, fermato dal risentimento alla caviglia. Per l'occasione il tecnico marino ha recuperato Caccavale e Pastore, optando per la coppia di attacco formata da Di Domenico e Catania. L'avvio è di marca calabrese con il Rende che cerca di sorprendere il Taranto nella propria metà campo e su calcio da fermo il capitano Alfieri impegna Gentili alla deviazione in calcio d'angolo. Il Taranto cresce e si rende pericoloso con le incursioni degli esterni di difesa Micallo e Manni che cercano costantemente la testa di Di Domenico sul quale salva la difesa ospite. Tenta il gol anche il giovane Mancini, ottima la sua prestazione, il cui tiro cross viene parato in bello stile dal portiere Ambrosi. Passa un quarto d'ora e il Taranto si guadagna il calcio di rigore con un'azione sulla sinistra di Manni per Mancini che libera in area calabrese Catania, il quale viene messo giù da Braca, ex di turno. È calcio di rigore e ammonizione per il numero 6 ospite, nonostante le inutili proteste dei giocatori in maglia bianca. Sul dischetto degli 11 metri si porta Mortari che spiazza Ambrosi e porta il Taranto in vantaggio. 1-0 e giusta esultanza dei colori rosso-blu. Sulle ali dell'entusiasmo il Taranto insiste con l'avanzato terzino Micallo al cross per Di Domenico, ostacolato in area avversaria. Gli attacchi rosso-blu con gli agili Mancini e Catania mettono in difficoltà gli arcigni difensori calabresi, costretti spesso al fallo da ammonizione. E così un calcio da fermo di Pastore viene messo in calcio d'angolo dal portiere ospite. Il Rende diventa pericoloso solo in una circostanza, sugli sviluppi di un calcio di punizione per Occhiuzzi che gira di poco sopra la traversa della porta di Gentili. In avvio di ripresa è il Taranto a prendere l'iniziativa con un cross del solito terzino Micallo parato da Ambrosi. Risponde il Rende con una punizione di Occhiuzzi, respinta di pugni da Gentile. All'ottavo minuto l'arbitro manda negli spogliatoi il tecnico in seconda del Taranto, Montesardi, per proteste dalla panchina rosso-blu. Passano due minuti e la formazione di Silipo in contropiede costringe al fallo su Occhiuzzi il difensore rosso-blu Caccavale che viene così ammonito. La punizione di Alfieri però termina fuori dai pali di Gentili. Il Rende attacca alla ricerca del pari e reclama un calcio di rigore con Galantucci affrontato in aria da Micallo e Caccavale. Per l'arbitro ben appostato si tratta di evidente simulazione e sanziona con il cartellino giallo il giocatore calabrese che protesta. Rivedendo l'azione si nota chiaramente che i difensori rosso-blu non toccano l'attaccante in divisa bianca che invece cerca di ingannare il direttore di gara. Cresce l'azione del Taranto che cerca di tenere il possesso palla, soprattutto con il bravo Mancini, agile nonostante le difficoltà del terreno di gioco, reso fangoso dalla pioggia. Entra Bevo per Catania, il Taranto ora è 4-4-1-1 e dopo un paio di minuti il portiere Ambrosi è costretto ad uscire fuori aria per anticipare il possibile intervento dell'attaccante Di Domenico. Altra espulsione dalla panchina del Taranto, questa volta tocca al tecnico Raimondo Marino, colto in evidente protesta fuori dalla zona di sua pertinenza. Affiora la stanchezza tra i 22 in campo e nonostante i ripetuti tentativi su entrambi i fronti non accade più nulla di rilevante sino al 95esimo minuto quando l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Vince con merito il Taranto che scavalca il Rende in classifica e raggiunge la terza posizione alle spalle di Gallipoli e Melfi. Ora la squadra rosso-blu è attesa dalla trasferta di Rieti prima di ricevere il Viterbo mercoledì 21 nell'ultima gara del girone di andata allo stadio Jacobone.